Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video diverso dal solito. Come potete vedere non mi mostro anche perché diciamo che non sono in condizioni per mostrarvi, sono in condizioni veramente pietose. Per fare un video diverso dal solito vi farò vedere cosa vado ad ordinare sul sito di Yves Rocher, come potete vedere. Poi una volta che mi arriverà, intanto vi caricherò questo video e una volta che mi arriveranno i prodotti andrò a caricare anche il video sull'haul dei prodotti. Quindi, allora, io sono nella mia pagina, in quanto io sono una cliente privilegiata. Allora, gli ordini fino adesso li ho sempre fatti tramite una ragazza, cioè, o meglio, io facevo come adesso, vado sull'album, faccio la mia lista, in questo caso l'album di luglio, faccio la mia lista praticamente di acquisti e poi questa ragazza cioè li spedisco la lista a questa ragazza e questa ragazza mi fa l'ordine. Quindi iniziamo a sfogliare. Allora, queste non mi servono. Allora, queste qui sono le creme che io ho comprato per mia mamma, con la quale si è trovata veramente, veramente bene. Allora, queste sono le creme che io odiavo. Aspettate che non mi ricordo cosa devo prendere. Come potete, vi sfoglio comunque il catalogo perché così potete vedere magari i prodotti se vi interessa qualcosa. Allora, esatto, il gel fresco contorno occhi. Io avevo questo qua, questo, ho ancora, lo sto finendo, e ne vorrei provare un altro. Quindi aggiungiamo questo al carrello. Vedete, qui c'è praticamente, no, non vedete niente perché non l'ho inquadrato. Una volta che voi calcate lì sulla bustina, vi compare questa schermata e qui avete tutta la lista dei vostri acquisti. Potete fare invia tramite WhatsApp. Ovviamente io quando faccio invia tramite WhatsApp lo faccio sempre dal telefono, mica perché ho WhatsApp anche sul computer, però mi rimane più comodo appunto fare la lista dal telefono e inviarlo direttamente tramite WhatsApp alla ragazza di cui vi parlavo prima. Quindi, allora, questo detergente qua prendiamo. Allora, struccante 3 in 1, rimuove il trucco, detergente, detossina, viso e occhi, non solo gesto. Ok, prendiamo questo, ancora l'acqua micellare e l'acqua micellare, questa qua dove vedete la mia lente, ce l'ho ancora perché me ne erano arrivate appunto due. Questi niente. Ecco, il mio struccante bifasico super super utile, l'ho finito, ne prendo un altro. Poi volevo provare anche questo di contorno occhi antiborse, vediamo un po', male non fa, tanti contorno occhi comunque male non fanno. Eccoci qua, il correttore arancione per le mie occhiaie. Poi fondotinta direi che non è il caso perché comunque con l'abbronzatura non so mai, un giorno sono più abbronzato, un giorno meno, non so mai che tonalità scegliere. Poi comunque sinceramente online mi rimane molto molto difficile. Terre illuminanti nada, questi niente che ho già compreso. Questo qui è no, io ho sì questa linea qua, però è questo qua giù, il waterproof, veramente trovata benissimo. Non lo riprendo perché ancora ce n'è uno che mi era arrivato come omaggio. Quindi per ora siamo a posto. Poi riprendo la matita per sopracciglia. Il mio colore è il 2 cenere. E voglio provare anche come si chiama, il mascara per le sopracciglia, sempre cenere. Le matite sono a posto. Non niente, profumo niente. Come potete vedere ci sono anche gli shampoo, ma in questo caso io non uso perché ho i miei di Damienus con cui mi trovo bene proprio per i miei capelli, quindi anche se devo dire ne ho sentito parlare molto molto bene dei loro prodotti anche per i capelli, oltre che appunto come faccio io le creme e tutto, e ho sentito parlare molto bene anche dei prodotti per i capelli. Allora, io il burro cacao ce li ho già. Queste sono le acque profumate. Bagnoschiuma l'ho comprato l'ultima volta, che
che tra l'altro l'ultima volta mi sono scordata di fare il video degli acquisti, ma va bene, per questa volta lo facciamo passare. Mi sono proprio dimenticata, non ci ho pensato minimamente. O meglio, ci ho pensato, poi ho detto, il giorno in cui mi è arrivata la roba, ho detto faccio dopo, perché ero stanca e tornata dal lavoro tardi, quindi niente. E dopo mi sono scordata. E quindi niente. Ecco, questo gel per le gambe, praticamente un gel fresco che ti dovrebbe togliere la pesantezza dalle gambe. Io sinceramente non lo uso, io non è per me, è per mio babbo. E insomma si è trovato bene, ovvio, non è un medicinale, quindi non è che possa fare miracoli, però comunque il suo dovere lo fa, rinfresca leggermente. Poi, allora, quindi qui il carrello aumenta. Allora, bagno e schiuma, sta roba qua non mi serve niente. Crema mani, piedi, l'igienizzante loro l'ho provato e veramente mi sono trovata molto bene. Non secca le mani, essendoci appunto, mi pare che c'è l'aloe. Allora, non lascia le mani pulite senza appiccicare, pulisce, igienizza. Non lo so, comunque è delle... Allora, il suo dovere lo fa, perché come vedete qui è a 70% di alcol, però non va ad aggredire troppo le mani, quindi io mi sono trovata molto bene e le mie mani non, dopo che lo applico non sono secche, quindi direi veramente approvato. Allora, il dopo sole ancora ce l'ho e devo ricomprare un abbronzante. Ok, abbronzante ovviamente io ho la mia solita protezione 15, non di più perché poi è troppo. Allora, ero curiosa di provare sinceramente questo olio per i capelli, corpo e capelli protettivo, ma boh, no, diciamo di no. Ed è finito l'album. Quindi, allora, questo è tutto il mio ordine. Scusate, non mi sono resa conto che non inquadravo. Quindi mi verrebbe voglia di... perché il mascara ce l'ho... vabbè, considerando che uno mi sta finendo, vorrei provare questo. Allora, uno di due, che le curva gli dà volume, forse è meglio quello col volume, perché comunque lunghezza già le mie sono lunghe. Cosa ho detto, che volevo provare quello con le curve? No, volevo provare o la lunghezza o questo qua, lunghezza, o questo qua col volume. È lunghezza perché le mie ciglia non è che hanno un gran volume. Provo questo qua, volume, ma vediamo un po'. Lo sapevo io che tanto se ricominciavo a guardare l'album sicuramente qualcosa mi si riappiccicava come sempre. Comunque, siamo a posto così. Quindi ora, cosa fare? Allora, una volta che, essendo cliente privilegiata, io ho fatto il mio carrello e basta cliccare su questo pulsantino qua, invia tramite WhatsApp, si apre la pagina WhatsApp e praticamente io vado a scegliere a chi inviarlo. La persona in questione è lei, la ragazza che vi dicevo. Ovviamente al momento del video vado ad oscurare i miei contatti, così non vedete, vedete solo lei. Faccio invio ed ecco quello che compare questa cosa qua, tutta la lista che voi avete fatto. Io ora le aggiungerò un messaggio: scusa l'orario, questo è il mio nuovo ordine,
Mi mando anche una gif. Dov'è il bacino? Eccolo, col cuoricino. A posto. Ora, praticamente, una volta fatto questo, voi siete a posto. Da qui in poi farà tutto praticamente la... Dio, scusate il mal di mare. Da qui in poi farà praticamente tutto la ragazza. Vi dirà quando ha confermato l'ordine. E se avete diritto a qualche sconto oppure a qualche, come si dice, a qualche, oddio, non mi vengono le parole. Se avete diritto a qualche promozione oppure avete degli omaggi, eccola la parola, oppure avete degli omaggi in più con un totale di spesa. Adesso io in questo caso non credo, perché comunque non ho speso una cifra così eccessiva. Lei vi darà tutte le informazioni. In più, un'altra cosa da dire: praticamente, come avete visto, io ancora non ho pagato, perché potete pagare con Eurosci, facendo in questo modo. Con la lista appunto data alla ragazza, potete pagare nel momento in cui vi arriva la mail di conferma ordine, e quindi vi arriva la mail col pagamento. Anche perché probabilmente magari da questo avete raggiunto una... Adesso vi ripeto, non è il mio caso, però all'inizio io, avendo raggiunto una certa cifra, avevo degli sconti, quindi non andavo a pagare la cifra che era scritta qua, ma comunque sono andata a pagare di meno. Quindi vi fanno pagare nel momento in cui vi danno nel momento in cui vi forniscono la fattura, sempre via mail, e quindi nel momento in cui l'ordine è partito. Poi so comunque da questa ragazza che, volendo, dopo ognuno fa come vuole, si può pagare anche nel momento in cui uno riceve la roba. Cioè, nel momento in cui vi arrivano tutti i prodotti, poi voi potete pagare se online tramite bonifico. Poi le istruzioni vi arriveranno tutte tramite mail, i metodi di pagamento. Comunque potete pagare anche una volta che vi è arrivato l'ordine. Io sinceramente, una volta che mi arriva la mail, pago subito, così sono a posto, non c'è problema che mi scordo, eccetera, eccetera. Preferisco fare così, come negli altri siti, magari pago prima che mi arrivi, anche qui pago prima. E niente. Quindi questo per oggi è tutto. Poi ci vedremo nel prossimo video, in cui vi farò vedere appunto i miei acquisti, quando mi arriveranno. E niente. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!